Dai che Nicola sta tirando. Sì. Ancora fugge. Cernia di 30-40 kg sarà. Live cab per quelli che, quei due forse uno, che ancora non hanno idea delle potenzialità. Ancora fugge a mezz'acqua. Dopo 50 metri di risalita ancora fa le fughe. Vediamo che razza di coccodrillo è. Nella prima fase della fuga ha distrutto il dinema perché ero completamente serrato e lei cercava di infilarsi in tana, quindi abbiamo recuperato in fretta tutta la parte distrutta e l'abbiamo messa dentro. A quel punto ho stretto la pistola al massimo perché non potevamo permetterci di perdere. Dopo il primo combattimento, che è quello cruciale, non te lo puoi permettere più di perderla. L'hai levata dalla tana, eccola qua, guarda che bestia. Cazzo ragazzi, col razzo, 40 kg, 50, metto la bocca. Ok, basta, non l'avvicinare più. Ok, la poppa. Ok ragazzi, cioè che bestia, bravo Nicola. No, da poppa. Da poppa. Lascia. Occhio, tienigli la canna, Cazzo, ragazzi, bibi! Grande Nicola! 50 kg, piccio! Il prepotente! Grande Nicola! Nicola! Grande Nicola! Che bestia, che sirena. Mamma mia. Ah, quasi si fa. Ora ci hai fatto cazzare. Senza lasciare un metro. Un metro di filo io non devi lasciare mai. Oh, ma tu piaci? Ah, piaci? Sto. E ora dobbiamo scippare. Sì. Aspettiamo. No, 50 kg c'è? Sì, 50. Non era un mostro, dissi questo è un pesce di 20-30 kg. Si è scatenata dopo. Io secondo me l'avevo preso. Che bella. Si è scatenata dopo, io non posso pescare più con quella canna. Che bella. Live cab per chi non ci crede, ah, come ti chiami tu? Perché è scettico come gioco. Vai, sollevala. Che mostro, signori! Che mostro! Si è distrutto come se l'avesse pescata lui! Che bravo! Grande Nicola! Grande Nicola! Senza pietà, così, a muso duro! Tecnica in... così. Ok, grande Nicola! Mamma mia! Grande tecnica! Per qualcuno che non ci crede, anche su Facebook dice qualche minchiata. Uno ce n'è.